Gli aquiloni sono la matita con cui Dio disegna in cielo i sorrisi dei bambini. Saggezza orientale che descrive, come meglio non si potrebbe, l'emozione di centinaia di famiglie, di bambini, di aquilonisti e di artisti arrivati da tutto il mondo a Rosà per rendere indimenticabile il 15° Festival Internazionale degli Aquiloni. Stamattina i bambini delle quarte elementari delle scuole hanno partecipato insieme all'Aido e hanno lanciato anche un messaggio importante, che è il messaggio del dono. Quindi grazie alla presenza di tanti volontari e di tante associazioni si può passare del tempo insieme con la propria famiglia, festeggiare anche la festa del papà. L'evento, organizzato dalla Proloco di Rosà in collaborazione con il gruppo Teste per Aria e con il patrocinio del Comune e della Regione Veneto, è partito facendo segnare un'affluenza da record e il meglio deve ancora arrivare. Siamo già partiti col botto, pieno di bambini, di colori, e soprattutto il vento sembra ci sia, quindi ci sta aiutando in questa kermesse che è diventata ormai un appuntamento fisso per il territorio. Un appuntamento che quest'anno fa rima non solo con divertimento, non solo con passione, con arte, ma anche con Thailandia. Perché? Ma perché è l'anno della Thailandia, perché domenica mattina arriverà l'ambasciatore thailandese, perché domani più di 300 thailandesi saranno qui in questo magnifico teatro all'aperto con i loro costumi e con la loro voglia di farci divertire. Oltre 100 artisti aquilonisti provenienti da 15 paesi del mondo, quasi 100 volontari della Proloco e poi associazioni del territorio, scolaresche e un ospite speciale, il thailandese Wai Roy Wani, rinomato a livello internazionale per la sua maestria nell'arte degli aquiloni. Insomma, un festival che sta già regalando emozioni, spettacolo e... Tanti abbracci!